La giornata. Cosa c'è da sapere? Cala il sipario sul terzo polo. È colpa di Renzi, dice Azione. No, è stato Calenda, risponde Italia Viva. E già questo basterebbe per avere un numero sufficiente di perché. Il PNRR si rivela un'opportunità anche per il governo. Dalla sua piena attuazione arriverà una spinta alla crescita del 3,4% per il MEF. Ma il confronto in Parlamento è acceso tra maggioranza e opposizione. È venerdì 14 aprile. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. L'unico punto dirimente per me che voglio sapere è se si fa un'operazione seria o non si fa un'operazione seria. Perché un'operazione seria, non seria, non la faccio. E siccome, ripeto, dall'inizio di Azione quello che abbiamo provato a fare è avere sempre un modo di fare politica che corrispondesse tra quello che dicevamo a quello che effettivamente facevamo e, ripeto, valutiamo le cose per quello che succede, non per le dichiarazioni che si fanno, perché in politica le dichiarazioni che si fanno contano lo spazio di una giornata. Se continuano a esistere Italia Viva, a Leopolda, finanziata da Italia Viva, che va avanti nel 2024, quindi il nuovo partito nascerebbe senza un supporto finanziario, senza personale, senza una sede. No, signori, stiamo scherzando. E sì, si è scherzato in effetti. Il partito unico non si farà. Se Carlo Calenda al consiglio politico di mercoledì sera aveva lasciato aperto un piccolissimo spiraglio, era solo perché sperava in una schiarita mattutina, che ieri invece non è arrivata. Anzi, è come se si fa la Leopolda, ha detto Matteo Renzi, è come se noi mettiamo a disposizione la metà dei fondi raccolti con il 2 per 1000 e non il 70% come preteso dalla leader di Azione, tantomeno diamo 200.000 euro di fondo cassa, diciamo subito, ma non solo, a mezzo stato. L'ex premier piazza anche un virgolettato destinato allo stesso Calenda, che fa traboccare il vaso, sebbene poi ovviamente venga anche smentito. Calenda è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline. Boom! L'ex ministro dello sviluppo economico di Renzi, era il 2016, si catapulta su Twitter e prima scrive: «Queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato, semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente, stavolta lo stai sereno, non ha funzionato». Poi i due si ignorano in aula, in Senato. Poi, a mezzogiorno, dopo una serie di dichiarazioni semiconcilianti, sempre via social da parte di Italia Viva e da parte dello stesso Renzi, si batte il flash d'agenzia. Calenda, il partito unico è definitivamente morto. Enrico Lucci lo intercetta per Striscia la notizia. Riuscirete a farlo sto partito? No, non lo riusciremo a fare. Cioè non ce la farete? No. Ma perché non vuole fare? Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva e non si può far nascere da due partiti tre partiti, perché diventa ridicolo. Oggi farete un'altra riunione, che c'è fuori? Boh, non lo so, al momento niente. Niente, tu l'hai sentito lui? No, ma lui non viene alle riunioni, non si occupa delle riunioni, perché lui parla solo con Obama e Clinton. E Bin Salman. Senti un attimo. Area popolare e liberale, si continuerà a lavorare su quella. Come? È tutto da capire, perché la vita da separati in casa, a parte che solitamente dura poco, ma è di complicatissima gestione. E allora la domanda è: come si fa con i gruppi in Parlamento? Per mantenerne uno con relativi finanziamenti, alla Camera servono almeno 20 deputati e a Palazzo Madama un minimo di 6 senatori. Al Senato Italia Viva ne conta 5 e Azione 4. Alla Camera i deputati renziani sono 9 e quelli di Azione 12. Quindi, al netto delle deroghe, i numeri al momento sono quelli che sono. Mentre tornando al 2 per 1000, Italia Viva dai contribuenti ha avuto circa 1 milione di euro l'anno passato. Azione 1,2 milioni, è il terzo partito premiato dai cittadini dopo PD e Fratelli d'Italia. Non era una faccenda da poco, quindi, quella della cassa comune. Come non lo è il futuro dei moderati di Forza Italia distanti da Giorgia Meloni, di cui si è cominciato a parlare nelle ultimissime settimane.
Davide Faraone, deputato di Italia Viva, la vede così. Calenda si è reso responsabile di una scelta unilaterale che non ha senso per noi, di interrompere questo percorso, e crediamo che però l'aggregazione dei riformisti debba andare avanti e noi ci spingeremo sempre in questa direzione nonostante Calenda. Via libera anche ai nuovi vertici di Terna, Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata, e Igor De Blasio, presidente, come anticipato ieri. Ma non si ferma alle cinque grandi società pubbliche, cioè Enel, Eni, Poste e Leonardo, oltre che Terna, il confronto sulle nomine nella maggioranza. La trattativa adesso passa alle non quotate. In due anni il risico riguarda quasi 130 società, da FS a Cassa Depositi e Prestiti, centinaia le poltrone da assegnare. In borsa intanto il titolo Enel perde il 3% dopo l'arrivo di Scaroni presidente e Cattaneo amministratore delegato. Nuovi elementi emergono sul DEF varato martedì dal Consiglio dei Ministri. Ci sarà una nuova tornata di spending review, 1,5 miliardi nel 2024, e la revisione di tutti i bonus edilizi. Basta con le misure straordinarie, insiste il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il Senato approva il decreto PNRR. Il governo stima che con la piena attuazione del piano ci sarà un aumento del PIL del 3,4%. Quindi conferma, è un'opportunità, non un problema. Eppure la Lega non è convinta. Sentiamo il senatore Claudio Borghi. Bisogna cercare di metterla nel piatto nel modo migliore possibile. Quindi noi siamo assolutamente propositivi per cercare di portare avanti nella maniera migliore possibile questo PNRR. Tutte le volte che è possibile cercare di migliorarlo, come col codice degli appalti, come con questo decreto, noi abbiamo sempre dato il nostro contributo per cercare di essere al meglio nella possibile spesa di questo PNRR. Ma nascondere la testa sotto la sabbia e dire che va tutto bene, che sono i soldi, sono i miliardi dell'Europa, che Conte è stato un grande a prenderli e così questo tipo, non fa giustizia a quest'Aula. Invece noi dobbiamo essere qui ogni volta e poter anche ragionare sugli errori passati, perché gli errori passati evitano di ripetersi in futuro se sono analizzati bene, altrimenti continuiamo a raccontarci le favole. Tornando alle previsioni sul PIL, a quel 3,4%, si capisce perché il Parlamento si scaldi sul decreto per la nuova governance del PNRR che il Senato ha approvato e che tra le polemiche dell'opposizione ora passa alla Camera. Dovrà essere varato entro il 25 aprile. Il via libera a Palazzo Madama arriva con 83 voti favorevoli e 57 contrari, mentre i senatori del gruppo Azione Italia Viva, ops, decidono di astenersi. Il confronto sarà aspro anche nei prossimi giorni, come certifica il senatore 5 Stelle, già ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli. Insomma, ci troviamo di fronte a una forza politica che è al governo, che peraltro ha votato a favore del Next Generation EU in Europa e ha votato e scritto parte del PNRR quando il ministro Giorgetti era ministro dello sviluppo economico, che ha sempre votato a favore dei provvedimenti sul PNRR, che oggi ci dice che non dobbiamo prendere i soldi a prestito, blaterando di tassi di interesse che porteranno a mettere in ginocchio il paese, quando è evidente che il tasso di interesse che l'Europa applicherà sarà più favorevole di quello che il nostro paese, che non ha una tripla A di rating, potrà avere sui mercati finanziari. E dall'altra parte abbiamo un governo che nel suo complesso non ha una visione di sviluppo per l'Italia. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche Indie Hub Studio.